È da un po' che non faccio volare il Phantom 4, appena l'ho messo in moto, 50.000 upgrade. Porca paletta. Una vita ci è voluto, una vita. C'è la camera che è fuori sintonia, non capisco perché. Mannaggia la pupazza. È Memorial Day, festa americana molto importante. Oggi è domenica. Sto andando a vedere la barca. Alright. Il pittore mi ha detto che per venerdì è pronta. Non so, ma è possibile, è possibile. Questi sono colori non finiti, questi sono basi. Wow, questa barca sarà qualcosa di incredibile, ragazzi, incredibile. Oh, man. Quindi non c'è troppo da fare per me, mi sa che me ne vado a casa. Damn, what? Hanno già messo tutto il prime sullo scafo. Ah, e quindi ora andiamo a casa, 10:30. Tra il gran premio e finire il video ieri sera sono andato a 2:30. Ah, noi ci vediamo a casa con le pistoline. Oggi dobbiamo fare un video per uno sponsor, sarà divertente. Ciao. Sono passato qua perché non potevo stare così troppo lontano dal mio ufficio. No, sto scherzando. No, ero qua in cantiere, stavo guardando alcune cose per la barca. Anzi, i lavori stanno andando alla grande, vi sto divertendo una cifra. David vuole la barca pronta per venerdì, non sarà possibile. Sicuramente faremo la settimana prossima. Ma stavo facendo le mie cose. Stavano passando, una coppia stava passando e parlavano italiano. Ho detto, ma caspita, ma sono due follower che arrivano da provincia di Como. Adesso li presento però. Valentina. Ciao. Andrea. Ciao. Che sono qua, è la quarta volta che vengono, sì, in USA. Hi. Vedi perché ho smesso di fare sto lavoro? Quando ero qua non potevo fare niente. Arrivo fra un secondo. Quindi Valentina e Andrea sono qua in California, sono venuti a fare un giro per il quarto anno, giusto? Sì, sì. E quindi avete fatto Vegas, Phoenix, sì. Phoenix, sì. Phoenix, oh wow, Tucson. Ti piace Phoenix? Phoenix? No. Caldo, caldo. Tucson, Capitol Reef. Capitol Reef, quindi quanti giorni? 20. 20 giorni. 20. Oggi è the last day. Quindi oggi è l'ultimo giorno, partono, hanno il volo alle 3. No, mi fa sempre piacere quando veramente qualcuno di voi passa a trovarmi, perché comunque è bello, è bello. Poi adesso ovviamente non mi ricordo il nome, però quando poi vedi la faccia e comunque fa piacere, è sempre comunque carino. Loro sono di Como, vuoi dare l'indirizzo? No, sto scherzando. Loro sono di Como e poi comunque li vedrò quando verrò in Italia a luglio. Bello, comunque fa piacere. Grazie per essere passati, Andrea. Grazie, grazie Valentina. Grazie a te del tempo. Noi ci vediamo dopo. Ciao. È la strada più incasinata d'America e oggi, perché è lunedì, Memorial Day, non c'è nessuno! È uno spettacolo, è uno spettacolo. Se dovessi, se fosse così ogni giorno, ragazzi, sarebbe la cosa più bella al mondo. Ma purtroppo non lo è, quindi sono già andato avanti dietro 2 o 3 volte solo per godere di questo non traffico. Ah, è fighissimo.
Chiudi tutte le finestre. Pace di questa. Ciao. No, stavo dicendo che comunque ora sto andando a questo amico, con le bambine sono già lì. E perché sto andando giù al cantiere questi 2-3 giorni, perché sai, comunque sto sistemando un sacco di carte, cartacce, uscire qua. Sto cercando di organizzare la barca per quando sarà pronta. Beh, noi andiamo su e poi ci vediamo dopo. Ciao, bellissima giornata oggi qui. Poi non c'è traffico. Tutto sembra più bello quando non c'è traffico. Vai, noi ci vediamo dopo, ciao! Sono svegliato, oggi è martedì, veramente è la prima volta che sento questa differenza alla quale mi devo abituare, perché comunque non ho più un orario da mantenere, anche se prima, vabbè, avevo un orario, una scheda. Wow, questo è vero, succedendo per davvero, è strano, molto strano. Sto registrando, freedom. Questa libertà pazzesca. Anche dal modo di vestire sono con pantaloncini corti, gli Uggs, la felpa, la maglietta. Mi devo abituare, ovviamente, mi devo abituare a questa cosa diversa. È diversa, ragazzi. What? Stavo parlando con i corni, ho detto wow, strano veramente. Non mi aveva colpito fino ad oggi, perché c'era stato un weekend e mezzo alla festività di ieri, che era Memorial Day, quindi non mi aveva ancora preso, nel senso, sai, non ci ho pensato più di tanto. Invece stamattina, che è un regolare giorno di lavoro, incredibile. È adrenalina, è emozione, è paura, è tutto insieme, ed è una cosa bellissima, una bella sensazione. Vediamo. Prima giornata vera, posso dire vera? Un sacco di cose, abbiamo fatto un sacco di cose. Ora ho dei fire extinguisher, estintori dietro la macchina. Vado in un posto qua vicino a casa che ho trovato online per fare service, quindi per ricaricare e vedere se tutto va bene. Veramente un sacco di cose. Ho ordinato cose per David online, fighissimo. È stato bello perché è la giornata volata. Adesso sono le 7 di sera, il tempo è volato. La barca doveva essere pronta, David voleva la barca pronta per venerdì, questo venerdì, ma purtroppo non è possibile, quindi ha realizzato anche lui che la barca non sarà pronta questo venerdì. Tutto è stato posticipato per giovedì prossimo o venerdì prossimo, quindi 7, un po' più rilassati tutti, non io perché alla fine, io la barca non guidavo. Però no, è un po' più, il livello si è un po' più rilassato perché erano tutti, sai, un po' stressati, che volevano la barca pronta,
entro venerdì, però ovviamente non è possibile. Perciò la cosa buona è che sabato questo avevo la festa, ho la festa dell'Emilia per il compleanno, e teoricamente dovrebbe esserci la festa di David alla sera sulla barca. Questo va anche bene, così posso dedicare tutto il giorno all'Emilia e alla loro festa, che è importante. David lo sapeva, quindi aveva spostato questa festa alla sera. Guarda che persona fantastica. Oggi mi fa, guarda, sono anche un po' da parte contento, così puoi spendere più tempo con l'Emilia il giorno di compleanno. Grazie David. Tutto sta andando bene, è proprio, ci vuole quel tempo, la pittura di seccarsi bene, un po' di asciugarsi bene. No, hanno chiuso l'autostrada. Ma dai, ma come fai a chiudere la strada ora? Non si può, disgraziati. Ma guarda che fettenti. Grazie. E cos'è la figata? Che c'è un sacco di nuvole giù, c'è proprio questa nuvola incredibile sull'oceano. Appena sono passato alle colline di Malibu c'è un sole. Oh. Oh, ragazzi, quindi lo so, è stata una cosa breve questo video. Portate pazienza, sono veramente impegnato con questa cosa. Ok, noi ci vediamo domenica. Un bacio enorme ancora a tutti quanti. Al americano.